Buonasera, vi ringrazio per la vostra presenza, la pazienza e spero benevolenza nei confronti di quello che vorrei condividere con voi. Magari non quello che vorrei condividere, perché queste sono le cose oggettive che riguardano Giovanni Paolo II, allora non c'è la benevolenza, ma il modo in cui forse sarà un po' limitato, anche perché mi dispiace, ma quando arriva la vostra stagione io poi ho problemi alla gola e succede così. E per me è veramente una cosa molto, molto bella, è davvero commovente stare qua, avere la consapevolezza della presenza di questa immagine che grazie a Giovanni Paolo II è diventata sicuramente un'immagine conosciuta e cara a tanti cristiani, sia in Europa sia nel mondo intero, ma per un polacco è un'icona particolarmente cara, perché è un po' con il latte materno che nella nostra spiritualità, religiosità, noi assumiamo anche un amore particolare per la Madonna. Penso che ognuno di noi in Polonia ha un suo ricordo, una sua storia con la Madonna, che ecco, solo la consapevolezza che lì in Monte Chiara, Jasna Góra, in quel monastero da più di 600 anni che ci accompagna nel nostro cammino, è una grande consolazione. Sicuramente avete sentito della storia della Polonia, che non è una storia facile, né priva di momenti difficili, dolorosi. Proprio ieri abbiamo celebrato in Polonia da 101° anno della riconquista della nostra indipendenza, perché per più di 120 anni la Polonia è scomparsa dalla carta geografica dell'Europa, divisa tra tre grandi vicini, con un vicinato non sempre facile nel passato e anche oggi, tra la Russia, la Prussia e Austria. La Polonia, che è scomparsa per più di 120 anni, è rimasta viva nei cuori dei polacchi, è uno sicuramente degli elementi che ha permesso di mantenere e custodire la nostra identità attraverso questi decenni, più di un secolo, era la nostra identità cristiana, e in modo particolare la consapevolezza che, pur non essendo sulla carta geografica la Polonia, ma il suo cuore continuava a battere per il cuore spirituale della Polonia. La capitale della Polonia, spirituale capitale della Polonia, è proprio Jasna Góra. Madonna Nera, la regina della Polonia. E allora anche Giovanni Paolo II ha avuto la sua storia vissuta molto intensamente, il suo rapporto di forte coinvolgimento e intimità con la Madonna Nera. All'indomani della inaugurazione solenne del suo pontificato, proprio durante il primo incontro con i connazionali in Vaticano, 23 ottobre 78, Giovanni Paolo II ha detto chiaramente, apertamente, che non ci sarebbe stato un Papa polacco se non ci fossero state la fede del primate, Cardinale Stefan Wyszyński, e Jasna Góra, la Madonna Nera, con tutta la sua storia. Infatti i legami di Karol Wojtyła con questo luogo sono molteplici e risalgono agli anni di scuola. Qui veniva in pellegrinaggio con il padre, e nel 1932, ancora dodicenne, vi giunse anche con la parrocchia natia di Wadowice in occasione di 550° anniversario
del santuario. Questi vincoli affettivi con il santuario di Częstochowa, di Jasnagóra, si sono consolidati nel corso degli anni. E il futuro Papa ritornava in questo posto ancora diverse volte. Veniva qua di nascosto durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1942 e 43, insieme ai suoi compagni, per continuare una tradizione che è stata iniziata ancora prima della guerra, con i pellegrinaggi studenteschi che sono iniziati nel 1936. Già in questo periodo la presenza di Maria nella vita di Giovanni Paolo II è stata fortemente sentita. Voi sapete che lui ha perso sua mamma quando aveva appena 9 anni. È rimasto con papà. Il padre, vecchio soldato militare, aveva un cuore tenero e pieno di fede. E lì in questo cuore, insieme a una centralità della presenza di Cristo e una forte spiritualità dedicata alla presenza dello Spirito Santo, la spiritualità che lui, il Carol Senior, ha trasmesso al figlio, e Giovanni Paolo II è rimasto sempre fedele a questa spiritualità che aveva come cuore proprio Santo Spirito, Spirito Santo. Recitava fino alla fine della sua vita una preghiera che ha imparato ancora da suo papà, la portava sempre con sé su un foglietto ingiallito scritto con una matita di questa preghiera. Bene, però insieme a questa realtà cristocentrica vi è stata sempre presente Maria, questa mamma che è scomparsa dai suoi occhi quando era piccolo, ma è rimasta, appunto, come gli disse suo papà durante uno dei pellegrinaggi ai santuari mariani, perché Częstochowa era soltanto uno dei punti di riferimento per il loro cammino. La zona dove vive e dove viveva il Papa, la zona di cosiddetta piccola Polonia, è ricca di santuari, e piccolo Carol, portato per mano con papà, ecco, frequentava tutti questi santuari, a cominciare da Wadowice, dove c'è un santuario tenuto dai padri carmelitani, poi Calvaria Zebrzydowska e poi appunto Częstochowa. Bene, suo papà gli disse: hai perso la mamma, quella che ti ha dato la vita fisica, e hai la mamma celeste che non ti accompagnerà mai. E queste sono probabilmente le radici più remote e più profonde della spiritualità mariana di Giovanni Paolo II, che poi crescendo ha acquistato anche una consistenza non soltanto intima, affettiva, ma profondamente teologica, con la devozione alla Madonna proposta da San Luigi Maria Grignon de Montfort, con la completa donazione a Dio per le mani di Maria. E proprio in questa devozione ci sono anche le radici del suo motto episcopale e poi pontificio, Totus Tuus. Giovanni Paolo II dunque veniva a Częstochowa ed è rimasto legato a questo luogo. È venuto in Polonia 8 volte e 6 volte è venuto sempre a Częstochowa. Non mancava mai questa presenza. Le 2 volte che non è venuto durante i suoi pellegrinaggi era soltanto perché una volta nel 91 era il pellegrinaggio che doveva avere un suo compimento con la seconda venuta nel corso dell'anno del Sommo Pontefice in Polonia per la giornata mondiale della gioventù, e la seconda era l'ultima volta che è venuto in Polonia, che il programma non ha permesso e neanche le condizioni fisiche del Papa hanno permesso di recarsi
in questo santuario, ma quando veniva, veniva sempre a casa della madre. E quel luogo, come dissi, come dicevo, gli era molto caro sin dalla sua infanzia, ma naturalmente crescendo è diventato un luogo di riferimento non solo affettivo, non solo teologico, ma anche, ecco, faceva parte di un disegno pastorale che lui condivideva con i suoi confratelli vescovi polacchi. Sicuramente avete sentito di un evento molto particolare che è stato concepito dal cardinale primate della Polonia, cardinale Wyszyński, durante gli anni del suo internamento da parte dei comunisti, la grande novena di preparazione alla celebrazione del millennio del battesimo della Polonia, che la Polonia celebrava nel 1966. Si è preparato a questo evento per 9 anni precedenti, appunto con un cammino di fede concentrato tutto sulla presenza mariana. Uno degli elementi di questa grande novena fu il pellegrinaggio dell'immagine della Madonna in mezzo al popolo, passando per tutti i villaggi, tutte le città, tutta la Polonia. Come potete immaginare, le condizioni politiche e sociali in quell'epoca erano molto, molto particolari. Era il tempo del comunismo reale, con la sua a volte camuffata e più spesso aperta avversità nei confronti della Chiesa, nei confronti della cristianità. Il passaggio della Madonna, che veniva portata proprio su una struttura, su un camioncino, e passava per mezzo delle strade della Polonia, era il sale agli occhi del regime. E probabilmente per il fatto di una visione molto materialistica che non percepisce l'imponderabilia di quello che può succedere a livello spirituale per una mossa materiale, il regime a un certo momento ha arrestato l'immagine della Madonna. Non ha permesso ai vescovi di continuare il pellegrinaggio, lasciando la Madonna reclusa nelle mura del monastero. A questo punto, però, un genio come cardinale Wyszyński ha trovato una soluzione per la Polonia. Passava la cornice vuota, tutta ricoperta di filo spinato, nel segno di quello che stava succedendo. Naturalmente potete immaginare l'impatto visivo, sociale, emotivo che poteva suscitare la presenza tanto significativa e simbolica. Perciò la prigionia dell'immagine non è durata molto, perché si sono resi conto che faceva molto più scalpore questa cornice vuota che la presenza della Madonna è stata liberata. E allora alla fine si è arrivato a celebrare il millennio del battesimo. Era il tempo in cui giovane Karol Wojtyła, ormai vescovo di Cracovia, interveniva molto spesso proprio a Częstochowa con le sue omelie, facendo un percorso catechistico di formazione dei cuori dei polacchi al grande evento della consacrazione della Polonia, che doveva essere un punto culminante delle celebrazioni del millennio del battesimo. Santo Padre Paolo VI amava la Polonia
Lui conosceva la Polonia perché per un certo periodo era addetto dell'Annunziatura e allora stava a Varsavia e conosceva il nostro popolo. Il suo grande desiderio era quello di venire per celebrare con i polacchi il millennio del battesimo. I comunisti si sono opposti, naturalmente non hanno, oggi sembra una cosa inverosimile, non hanno permesso al Papa Paolo VI di recarsi in Polonia. E ancora una volta questa assenza è stata sottolineata in maniera molto forte quando sulla spianata del monastero di Asnagura, nella struttura sovrastante dove c'era preparato l'altare, accanto all'immagine della Madonna Nera c'era il trono papale preparato per Paolo VI, vuoto, con i fiori che dovevano essergli offerti, e accanto a lui l'ha seduto il cardinale primate che è stato nominato da Papa il suo legato personale per questa celebrazione. Quando Giovanni Paolo II è ritornato per la prima volta in Polonia nel 1978-79, anno successivo alla sua elezione, ecco, quella visita che lui ardentemente voleva compiere nel santuario di Częstochowa non era semplicemente il desiderio del suo cuore. Ecco, tornava a casa. Sì, sapeva che non sarebbe diventato papa se non ci fosse a Snagura la Madonna Nera, e allora tornava per ringraziare la madre. Ma questo suo ritorno era anche un rendimento di giustizia nei confronti di Dio, nei confronti della storia, perché nel 1966 la messa fu presieduta dal cardinale Wyszyński, ma l'omelia è stata tenuta da giovane arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyła. Il luogo del Papa Paolo VI era vuoto. Ora ritornava lui, Karol Wojtyła, come Papa, e trovava lì la madre di Częstochowa, e trovava lì il cardinale primate che lo accoglieva nel santuario. Fu un momento molto, molto forte dal punto di vista emotivo. Del resto, quel primo viaggio del Papa in Polonia fu veramente un momento di grande svolta. Era un momento fondamentale per la nostra storia recente. E ho vissuto in prima persona, perché sono di questa età che mi ricordo molto bene, sia il giorno della elezione del Papa, sia anche il giorno in cui è venuto per la visita. Tutte le campane della Polonia, delle chiese in Polonia, suonavano a festa, perché il Papa tornava a casa. La accoglievamo in questo modo, e tutto il suo viaggio fu un viaggio straordinario. Passava, ecco, abbiamo sentito oggi nella parola di Dio, la prima lettura, quelle scintille della sapienza divina che passano, accendono il fuoco. Era proprio un momento sentito in questo modo, una scintilla entrava nella nostra storia, il cielo che si apriva, e quel grigiore che era segnato per molti di noi da un non senso, una non speranza, ora si apriva la speranza e tutto diventava possibile. E in modo particolare quel possibile è diventato quasi tangibile, palpabile, quando il Papa in piazza Vittoria a Varsavia ha gridato, invocando lo Spirito Santo: scenda lo Spirito e rinnovi la terra, questa terra. Lo diceva con la forza della sua fede, lo diceva con la forza della fede rappresentata e incarnata accanto a lui nella persona del cardinale primate, cardinale Wyszyński, che era consapevole di essere lui in quel momento storico davvero un'incarnazione della fede popolare del popolo polacco, che accoglieva il suo figlio prediletto
il Papa Giovanni Paolo II, allora la consacrazione allo Spirito Santo, che è sceso abbondantemente. E quel momento era veramente un momento in cui, ecco, la scintilla è scattata. Ci siamo girati, guardati, perché uno degli elementi di schiavizzazione del sistema era la divisione, di non permettere le aggregazioni, di non sentire la forza che proviene da unità del popolo, che condivide gli stessi valori, che vive la stessa storia, che guarda verso Yasnagura, luogo dove ardeva la luce anche nella notte della divisione e spartizione della Polonia per più, come dicevo, più di un secolo. Ebbene, ci siamo guardati e abbiamo scoperto che eravamo tanti. E quel scoprire di essere tanti e di avere una guida, un leader, uno che, ecco, apriva il percorso della speranza, aprendo il cielo con la sua preghiera alla discesa dello Spirito Santo, era il momento che poi ha portato il suo frutto l'anno successivo, la nascita del movimento di Solidarność, e poi successivamente la nascita dei sindacati liberi, che appunto hanno avuto la sua origine nel movimento di Solidarność, e i cambiamenti che hanno portato alla situazione della democrazia che oggi viviamo in Polonia, celebrando anche 101 anni della nostra indipendenza. Pensate che in quel periodo, nel periodo del comunismo, non si poteva neanche menzionare la data 11 novembre, che era la data storica cara a tutti coloro che avevano la memoria della ereditata in famiglia, la memoria della riconquistata indipendenza. Quel giorno non si poteva festeggiare, era proibito, era un'altra festa imposta dall'alto, non sentita dal popolo. E allora, dopo 1989, quando ormai le libere elezioni hanno portato al cambio del sistema politico in Polonia, è stata ripristinata la data dell'11 novembre come data della nostra festa nazionale. Però tutto è cominciato con questa venuta del Papa, con la sua preghiera: scenda lo Spirito e rinnovi la terra, questa terra. Poi Giovanni Paolo II, quando è venuto la seconda volta in Polonia, nel 91, parlava proprio lì a Yasnagura, ancora nel contesto di una grande speranza che stava bollendo nel cuore del popolo, parlava della libertà. Infatti, quando parliamo della spiritualità di Mariana, di Giovanni Paolo II, alcuni aspetti sono proprio caratterizzanti questa sua spiritualità. Sicuramente il primo elemento caratterizzante è la consapevolezza che Yasnagura è luogo della presenza della madre. La madre che è entrata nella nostra storia, la madre che è venuta con Cristo, la madre che ha sempre dimostrato la sua maternità. E proprio perché era madre, perché era rimasta fedele, era con noi, era custode della nostra fede. E proprio lei, custode della fede, che ha portato, che è venuta con Cristo, suo figlio, ha iniziato con questa presenza la celebrazione delle nozze di Cana. E Giovanni Paolo II volentieri usava quel brano del Vangelo che raccontava le nozze di Cana per parlare di Częstochowa. E proprio nel ricordo della celebrazione dell'anniversario
della presenza di Maria in mezzo al suo popolo, lui ha voluto, parlando di Cana, ricordare che proprio quel luogo, Jasna Góra, è la Cana della Polonia, dove 1000 anni prima è venuto Cristo e con lui è venuta sua madre. E in quel luogo noi ci sentivamo sempre liberi. La libertà è la parola che è strettamente legata al modo di leggere, di studiare, di percepire la presenza di Maria nel santuario di Jasna Góra. Madre, madre del figlio, madre del figlio che ci ha resi figli e perciò liberi, la libertà. Giovanni Paolo II viveva molto intensamente il concetto di libertà e non soltanto nel senso sociale, politico, ma soprattutto a livello politico. Lui diceva sempre che l'uomo che sta in cospetto di Dio è l'uomo libero e questa libertà del cristiano è data dal fatto che appunto il figlio è venuto farci diventare suoi figli e perciò liberi, liberi. E allora per noi e per la spiritualità di Giovanni Paolo II la Madonna di Częstochowa era anche il simbolo della libertà. Diceva, lì eravamo sempre liberi. Nessuno ci ha potuto togliere quella libertà che ardeva nel nostro cuore, il cui simbolo era appunto la presenza dell'icona della Madonna Nera. La libertà che apre l'uomo alla speranza. E la speranza cristiana, nella chiave di Giovanni Paolo II, era una speranza che era legata appunto alla condizione del figlio di Dio, quello che noi siamo diventati nel nostro battesimo. E la libertà comportava anche la responsabilità. E qui si apre tutto un discorso di spiritualità di Giovanni Paolo II che ci insegnava, inculcava i principi della nostra libertà. Partiva forse da un elemento affettivo, da incontro con la madre, dalla certezza di essere tra le sue mani, la certezza che portava appunto alla nostra consapevolezza di essere figli, e perciò figli, allora eredi e perciò responsabili per la eredità che abbiamo ricevuto. Per Giovanni Paolo II, Częstochowa era il luogo dove ci insegnava la responsabilità per tutta l'eredità che aveva e ha il nome Polonia. Devo dire che durante il processo di Giovanni Paolo II molto spesso si parlava di lui come Papa polacco. Io devo dire che a me questa descrizione non piace. Lui era Papa venuto dalla Polonia, perché il Papa non è né polacco, né italiano, né argentino. Il Papa è Papa, è Vescovo di Roma, è Padre universale, è colui che è il segno dell'unità della Chiesa. E infatti Giovanni Paolo II aveva questa stupenda caratteristica, che penso anche questa ha imparato proprio a Częstochowa, perché Częstochowa lungo il corso dei secoli è stato luogo di pellegrinaggio non soltanto dei polacchi, ma è stato luogo di pellegrinaggio anche, forse grazie anche alla disgrazia della spartizione della Polonia, dei popoli che appartenevano ai paesi tra i quali la Polonia è stata divisa, spartita. Allora venivano dalla Russia, venivano gli austriaci, venivano i tedeschi. Ecco, la Polonia è diventato luogo dove si veniva per incontrare la madre, luogo per eccellenza polacco, ma nello stesso tempo luogo per eccellenza cristiano, dove ognuno che veniva poteva sentirsi a casa. E questa caratteristica era una caratteristica ben radicata nella vita, nella spiritualità e nel modo di atteggiarsi di Giovanni Paolo II. Accoglieva tutti, era un padre universale davvero. Quello che mi ha colpito appunto nel corso del processo è che moltissime lettere che pervenivano nell'ufficio del postulatore, quando parlavano
delle storie personali che ognuno voleva descrivere del suo incontro con Giovanni Paolo II contenevano soprattutto le invocazioni o nomi attribuiti a Giovanni Paolo II, che erano più che altro familiari: papà, padre, zio, nonno. Ecco, una persona di famiglia. E lui era percepito proprio così. E anche il suo modo di vivere il pontificato, la sua geografia della evangelizzazione che lui sentiva come urgenza proprio, un'evangelizzazione che aveva sicuramente anche questa la sua radice nell'esperienza di Asnagura, di Madonna di Częstochowa, che era il luogo di afflusso della gente, non solo ecco, affettivo, ma soprattutto la gente che doveva essere istruita, evangelizzata. Il monastero di Częstochowa era un luogo della evangelizzazione, da dove si partiva, si arrivava per essere formati e si partiva per essere testimoni, portatori di quello che è avvenuto nel cuore della persona. Giovanni Paolo II sentiva urgenza della evangelizzazione, e questa avveniva appunto nel mondo intero, con il cuore universale. Era il Papa di tutti, era il dono della Polonia per la Chiesa universale, un Papa venuto dalla Polonia, ma un padre di tutti i cristiani. Un altro aspetto che della spiritualità e di attività di Giovanni Paolo II, che trova la sua radice proprio nel santuario di Częstochowa, è la sua apertura ecumenica. Anche questo, come vedete, questa icona ha fortemente i tratti orientali, infatti è un'icona. Ed è un luogo dove il Papa ha voluto, durante uno dei suoi viaggi, soprattutto per la Giornata Mondiale della Gioventù nel 93, sottolineare il fatto dell'Europa che deve respirare con due polmoni. E lì che ha ricordato. È stata una scena molto bella, perché per la prima volta durante questa Giornata Mondiale della Gioventù hanno potuto partecipare, la seconda giornata, hanno potuto partecipare i giovani venuti dalla Russia e da ex paesi comunisti. E pensate che erano più di 100.000 ragazzi venuti da quel paese. Il Papa lì ha fatto veramente una stupenda catechesi, parlando appunto di questi due polmoni della Chiesa, e lì ancora una volta ha ribadito il concetto della libertà. Una libertà che sì, ha questo suo aspetto della consapevolezza di essere figli di Dio, che comporta la responsabilità, ma è proprio la responsabilità di cui parlava il Papa, passa attraverso la conversione del cuore. Allora ecco, parlava della necessità di custodire e trasmettere i valori universali più radicali, quelli che fanno parte della radice dell'Europa, comune per tutti i paesi che si identificano con il continente europeo. Questi valori dovevano essere custoditi nel cuore convertito. La Częstochowa, il santuario di Częstochowa, dunque, attraverso il messaggio dell'invito alla conversione, ecco, apriva anche il percorso dell'incontro dell'Europa in chiave ecumenica, l'Europa che respira con due polmoni. Il Papa, quando viaggiava, molto spesso portava con sé la copia dell'immagine della Madonna di Częstochowa, per fare di questo il dono alle persone che incontrava in vari paesi. Ha regalato un'icona della Madonna durante un suo viaggio in Bulgaria, per la cattedrale della Sofia. Sicuramente quel viaggio aveva un carattere molto particolare. Come sapete, attentato nel 1981 nei confronti del Papa. Tutte le piste portavano in Bulgaria. E è rimasto un mistero praticamente ancora non risolto. Ma il gesto del Papa di andare proprio lì per donare, per aprire il suo cuore,
per tendere la mano. È un gesto bellissimo di portare con sé proprio l'icona più cara, quella della Madonna di Częstochowa, sicuramente acquista un valore tutto particolare. Totus tuus, arriviamo a quello che poi rimane, ecco, il motto del suo pontificato, della sua vita. Non è una realtà devozionale. Qualcuno, ma siamo a livello delle testimonianze private, ha parlato di un rapporto molto particolare di Giovanni Paolo II con la Madonna, che andava al di là di quella che è la esperienza comune di ogni cristiano. E non voglio entrare nei particolari, ma perché qui si apre sicuramente un campo proprio di pura mistica. Sicuramente era un rapporto molto particolare. Una volta al Papa è stato chiesto se vedeva la Madonna. Lui ha detto no, però la sentiva, l'ha detto sento, questo può significare molto. Comunque, senz'altro, la sua esperienza era esperienza profondamente mistica. Ecco, quell'incontro con Maria coinvolgeva tutta la sua esistenza. E quel totus tuus, come dicevo, non era una semplicemente frase devozionale, ma era programma della sua vita. E forse questo voler donarsi con un atto di consacrazione totale, con un atto che coinvolgeva il suo cuore, la sua vita, ecco, quel totus tuus è diventato particolarmente denso di significato, carico di esistenza di Giovanni Paolo II, appunto dopo attentato, quando lui stesso era consapevole che in quel momento doveva morire, sarebbe dovuto essere morto. Ma un'altra mano, la mano materna, ha fatto deviare quel proiettile. E questa esperienza della morte, perché era vicino alla morte, questa esperienza della morte e della vita che è stata ridonata, lui è stato ridonato a questa vita, ecco, ha ampliato nel suo cuore il senso di libertà. Sapeva che la sua vita non gli apparteneva, lui non era più suo, quel totus tuus è diventato veramente un desiderio ardente di volersi donare, consumare per la causa di Cristo, con Maria accanto. Durante l'omelia ho fatto un accento a quello che per me è la chiave di lettura della vita del pontificato di Giovanni Paolo II, debitor factus sum, sono diventato debitore. Lui ha scritto questa frase alla fine di una breve riflessione, proprio pochi giorni dopo la sua elezione. Non faceva molti appunti, non aveva un diario spirituale regolarmente scritto, come faceva per esempio Giovanni XXIII, ma ogni tanto appuntava qualcosa nella sua agenda. E lì troviamo appunto una riflessione. Si ricordava che quando è diventato cardinale, in concomitanza con la convocazione a Roma per ottenere la porpora cardinalizia, aveva preso precedentemente un impegno per una conferenza da svolgere al nord della Polonia. Ha chiesto il suo amico, il cardinale Jaworski, che all'epoca era semplicemente Don Jaworski, un suo collega professore dell'Università di Lublino, filosofo come Wojtyła, ha chiesto lui di andare al suo posto, mentre Wojtyła sarebbe andato a Roma per ottenere la porpora. E durante quel spostamento per la conferenza, il cardinale ha subito un incidente, avvenne un incidente ferroviario e il cardinale ha perso il braccio, era senza mano. E poi, quando Giovanni Paolo II è stato eletto pontefice, un altro suo amico,
Monsignor Descour, amico di vecchia data, ancora dei tempi di Cracovia, colui che era testimone di considerazione che avevano i confratelli studenti nei confronti di Wojtyła, che gli hanno posto sulla porta una scritta, il futuro santo. Quel cardinale Monsignor Descour all'epoca ha avuto un ictus, e proprio nei giorni del conclave. E Giovanni Paolo II fa questo ragionamento: ogni passo importante della mia vita è stato segnato dalla sofferenza di una persona a me cara. Debitor factus sum, sono diventato debitore. La mia vita deve essere un pagare quel dono di amore e di carità che io ho ricevuto. Penso che in contesto di questa basilica, per i legami che si conoscono tra Giovanni Paolo II e il Santo Padre Pio, bisogna ricordare anche che un ruolo molto particolare nella vita e nella formazione della mente e della spiritualità di Giovanni Paolo II ha avuto un suo incontro con la signora Wanda Pultawska, di cui lui era confessore per tantissimi anni. È la dottoressa per la quale il Karol Wojtyła ha chiesto intervento di preghiera di Padre Pio e ha ottenuto la guarigione dal tumore. Bene, questa donna era durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, prima della guerra mondiale, era studentessa di medicina e durante la guerra si è trovata nel campo di concentramento a Ravensbrück. Sicuramente ricordate, è un luogo terribile, come tutti i campi di concentramento, ma quello in modo particolare perché era un luogo di accanimento contro le donne che costituivano le cavie per gli esperimenti, pseudo-esperimenti medici. Soffrivano, venivano sottoposte appunto a questi pseudo esperimenti. E la signora Pultawska, Wanda, è uscita dal campo, sapete come? Perché la pensavano morta, l'hanno buttato nella fossa comune con altri cadaveri. Lei ha sopravvissuto, ha vissuto. E questa donna si è presentata nel confessionale di giovane Don Karol, quando confessava ancora occasionalmente nella chiesa di Santa Maria a Cracovia, la chiesa principale del mercato. E lui, ecco, era lì per guarire le sue ferite spirituali. La consapevolezza di una sofferenza che si iscrive nell'itinerario della sua vita sacerdotale, che è una sofferenza simbolica di tante sofferenze che ci circondano, ecco, hanno suscitato nel cuore di Giovanni Paolo II la certezza, la consapevolezza di importanza della grazia antecedente che ci viene procurata per mezzo della sofferenza. Poi lui stesso ha vissuto in prima persona questa esperienza alla fine dei suoi tempi, della sua vita, ecco, testimone della potenza di Cristo e della forza di quella realtà che apparentemente segna la debolezza dell'uomo, ma unita alla croce di Cristo è la potenza vincente. Ebbene, questa storia di Wanda Pultawska sicuramente si iscrive nella vita di Giovanni Paolo II e anche lì diventa una conferma, un'ulteriore conferma di vivere come debitore, debitor factus sum. Bene, ho voluto fare con voi questa riflessione, a partire sempre da Madonna di Częstochowa, da Jasna Góra, luogo caro a ognuno di noi, figli della terra polacca, diventato tanto caro anche agli italiani, ai francesi, ai russi, ecco perché Giovanni Paolo II la portava sempre con sé, parlava della sua madre. Nell'omelia ho richiamato quello che è un atto che si compie ogni sera davanti all'immagine della Madonna. Quando viene coperto il suo volto, si canta «Sono con te, ricordo e veglio». Beh, vorrei affidare a voi questa memoria mariana, questa memoria di Giovanni Paolo II riletta una chiave mariana,
proprio per ricordare che quelle parole erano a Giovanni Paolo II veramente molto care. Era consapevole di avere accanto a sé la madre, sono con te. Ed era consapevole che questa presenza è una presenza che arricchisce, che qualifica, che cambia la vita. E allora di questa faceva memoria e leggeva tutta la sua esistenza in chiave di questo amore che trasforma la vita, il cui testimone privilegiato è proprio Maria. Faceva memoria della presenza della madre per stare sempre in cospetto del figlio. E poi vegliava nella preghiera, vegliava nella carità, vegliava nella speranza di poter contemplare il volto di Cristo. Ecco, vorrei concludere questa condivisione, questa riflessione, chiedendo a Maria di custodire nel nostro cuore sempre questa fede, di essere presente per qualificare la nostra vita, di essere, ecco, come la luce che ardeva per secoli e continua ad ardere nella campanile di Częstochowa, la luce che ci fa transitare attraverso i momenti belli e difficili della nostra vita, con la certa speranza di poter un giorno contemplare il volto di Cristo. Grazie.